Eccoci qui al backstage con il compositore classico contemporaneo più rivoluzionario d'Italia, Giovanni Allevi. Giovanni, io ti farò delle domande, puoi rispondere vero o falso. Basta, dico solo così, sì. Vero o falso? Sì. Se vuoi puoi dire anche altre cose. Cioè, vero no, o non mi piace proprio dire, Maria cambia lavoro, puoi dire quello che vuoi. Okay. Si dice che la musica può salvare il mondo. È vero che tu suonando il pianoforte salvi il mondo, ma usando la lacca con tutti quei capelli allarghi il buco dell'ozono? Può essere. No, riusciamo a salvare il mondo con la musica? Boh, sì, con dai. Musica, sì. Con la tua sicuramente. Ah, va bene. È vero che salverà me? Comunque non lo so. Okay. Non io, secondo me. Così a pelle mi viene da dire. Perché no? È vero che voi musicisti non avete bisogno dell'orologio, perché appena a casa iniziate a suonare c'è sempre qualcuno che urla basta, la vogliamo finire che sono le 11. Ah, ecco, vedi, questo era il motivo. Infatti mi chiedevo, ma perché non... Che ti dicevano l'ora. Tu sei laureato in filosofia. Sì. È vero che pantarei vuol dire tutto scorre e invece pantacollant vuol dire col cavolo che scorre, a me si blocca qua e non sale. Vedi, la filosofia aiuta, è dappertutto, nella vita quotidiana. È vero che la NASA ha chiamato un asteroide con il tuo nome? Sì. Questo è super vero, no, è fantastico. Poi sono laureata in matematica, appassionata di tutto ciò. Sei laureata in matematica. È vero, Giovanni, ho un trascorso molto brutto. Fantastico. Io oltre gli integrali e le derivate poi non riuscivo più a... Però sei andato molto oltre in altri campi. Ma ritorniamo alla NASA. Visto che sei un genio per quelli della NASA... Aspetta un attimo, no, io voglio approfittare che tu sei laureata in matematica. No, non mi fa fare figure di merda. No, guarda, adesso una domanda te la faccio no, io. Ti prego. Te la faccio io. No, una domanda. No, interrompiamo. No, questa la tagli. Vabbè, dopo la no, tagliamo, vai. Vedi tu. Vai. Guarda, Carl Gustav Jung, il grande padre sì. della moderna psicologia, in un'autobiografia che lui scrive quando è proprio anziano, inizia proprio nella prima pagina dicendo: io in matematica ero una frana. Ero una frana. Perché non ho mai capito che significa A uguale a B. Ma se A... E A. E B. Come fa A S uguale a B? Tu fai, supponi che A è uguale a B. Queste due entità sono uguali. Sì, però hai però capito. Però dici, mandava in crisi. No, però lo so, hai capito lo so. Che questa osservazione... A me invece mi mandano in crisi di psicanalisti. Cioè, il mio voleva proprio che io accettassi la figura dell'amico immaginario. Ma non ce l'avevo io, ce l'aveva lui, cioè il suo amico. Vabbè, no, ho fatto perché una battuta brutta. Avere l'amico No, ho fatto solo una battuta. È un mio importante avere amico immaginario. Io ce l'ho. Ma ritorniamo alla NASA, no? Visto che sei un genio anche per quelli della NASA, io voglio farti qualche domanda sullo spazio. Aiuto. È vero che gli anelli di Saturno sono belli, ma lui non li sopporta perché è allergico al nickel? Sarà per quello. È vero che i marziani fanno i cerchi nel grano e i marziani celiaci li fanno nella soia? Ecco, sì. Questa era un po' più carina, dai. È vero che dopo la scoperta di enormi giacimenti d'acqua su Marte, l'acqua te la danno a niente, ma se ordini un'aranciata te la fanno pagare. E poi ho scoperto che adesso c'è l'acqua sulla Luna. Hai visto? Sulla Luna. Sì, stanno scoprendo dappertutto. È vero che sulla Luna ci sono tubi lavici dove si potrebbero piazzare basi planetarie, ma non possono stare parcheggiate a lungo. Perché? E lunedì c'è mercato, martedì lavaggio strade, mercoledì è chiusa al traffico. Paese guarda, sulla Luna che proprio vai, veramente. I vieti che trovi. Esatto. Comunque, grazie per aver risposto alle mie domande. Sono contenta di ridare la linea a Massimo. Oh, ciao, grazie Giovanni. Ciao. Viva Pitagora. Viva Pitagora, viva la musica, è un genio.